Benvenuti e bentornati su Macraris sotto il cappello di Word. Sono Chiara Alberti. Innanzitutto, tre piccole azioni per sostenere Macraris che per noi sono veramente di grande valore. Metti un mi piace, registrati al canale e attiva il campanellino per essere avvisato quando postiamo nuovi video. Grazie! Lo strumento Ricerche è un ottimo strumento per aggiungere contenuti esterni e aggiuntivi al tuo documento, come citazioni, immagini oppure descrizioni. Nella barra multifunzione, scheda riferimenti, gruppo ricerca, troviamo lo strumento Ricerche. Puoi iniziare inserendo un argomento o una parola chiave. Invio e Word cerca e trova così argomenti e temi correlati alla parola chiave inserita. Esplorando poi nei dettagli delle singole ricerche è possibile selezionare parti di testo che si vogliono inserire nel documento semplicemente selezionando il testo da inserire, aggiungendolo al documento e accettando di inserire la bibliografia. Il testo viene così copiato ed è inserita anche la bibliografia con i diversi collegamenti alle varie fonti. È anche possibile aggiungere immagini e sotto si può trovare direttamente il link collegamento alla fonte originale. Ctrl clic per aprire la fonte originale. Si può anche decidere da quale fonte specifica prendere le informazioni, che siano libri, riviste o siti web, selezionando gli argomenti all'interno di ognuno di questi, ricercando e trovando così un particolare articolo con determinate informazioni che vogliamo utilizzare. Ogni informazione, come ogni immagine trovata, ha il proprio link di collegamento alla fonte ufficiale e basta semplicemente cliccarci sopra per vedere l'articolo o il sito da cui è stato preso il testo o l'immagine. Lo strumento Ricerche in Word utilizza il motore di ricerca Bing per effettuare le ricerche proprio alla nostra portata di mano. Ed è una cosa così utile che bisogna assolutamente ricordarsela per essere efficienti al massimo. Se non l'hai ancora fatto, visita il canale di Macraris e il sito www.macraris.it per scoprire tanti corsi e tanto materiale con cui imparare. A presto!